Ciao ragazzi, bentornati sul mio canale. In questo video voglio farvi vedere delle fantastiche ciotole che ho avuto in omaggio acquistando del prosciutto cotto della Ferrarini. Per poter avere queste ciotole bisogna acquistare almeno 300 grammi di prosciutto della Ferrarini. Come possiamo vedere qui è 288, quindi mancavo poco per 300 grammi, però per fortuna mi è stata data lo stesso questa fantastica ciotola. Come possiamo leggere qui è il supermercato Crai. Questo prosciutto è ottimo, io sono andata già due volte e ho avuto due ciotole, adesso ve le faccio vedere. La prima che ho avuto in settimana è questa qua, molto bella. Faccio vedere anche il retro. Come possiamo leggere, per alimenti va lavata prima di utilizzare, si può lavare anche in lavastoviglie, utilizzabile nel microonde e poi con coperchio aperto e può essere riposta anche in freezer. Ve la faccio vedere pure all'interno. Molto pratica da utilizzare. Vediamo anche all'interno. Molto bello. Faccio vedere anche il coperchio. Direi che sono degli oggetti che in cucina servono. Faccio vedere la seconda che ho avuto stamattina, bellissima con i pomodori. Andiamo ad aprirla. Poi mi piace che così il coperchio, una volta chiuso con questi ganci, resta sigillato ermeticamente e non vi dà problemi. Questo è il coperchio. I colori mi sono piaciuti molto, ci stanno anche altre, diciamo, altre fantasie sopra il coperchio e altre forme. Io ho scelto questi due, quindi lasciano a voi la scelta della ciotola. Questo qua pure può essere utilizzato sia nel microonde che nel freezer tranquillamente. Vi ricordo sempre che vanno lavati prima di utilizzarli. E qui ci sta il marchio della Ferrarini e della Vismara, bellissimi. Questi qua li trovate sia alla Crai che io li ho trovati anche in una salumeria dove io di solito acquisto prosciutto e pane. Quindi penso che lo troverete anche voi dalle vostre parti sicuramente. Bellissimo, sinceramente sono delle cose che vanno utilizzate in cucina, quindi è cosa buona. Vi trovate sia il prosciutto buono, un'ottima marca, e sia delle ciotole che possono comunque servire in cucina. Che dire, spero che questo video vi sia piaciuto, lasciate un like, condividete e iscrivetevi al canale.